Con errori o senza errori, cosa diresti in 3 minuti a tutti quelli che ti conoscono? Ma che direi agli amici più vicino? Direi che le ringrazio, come ringrazio l'Unione Sportiva che mi è stata vicino e tanti altri amici che mi sono vicino, e con posso dire Massimiliano, tanti altri, Marino stesso. Però il mio pensiero va sempre al discorso della perdita dei genitori, averli persi in un anno, in 5 mesi, non è una cosa, insomma, che uno supera tanto bene, non supera, anzi, c'ha sempre quel pensiero su di loro. Infatti ogni tanto quando vado al cimitero, rimango lì, certe volte mi prende a piangere, la gente viene lì a consolare, a parlare con me, a ragionare, cerca di... Però tutto questo sono cose, insomma, importanti nella vita. Poi soprattutto il discorso che la vita non ti riserva, sai mai quello che ti riserva il giorno dopo, quello che trovi dietro l'angolo, che ti dice ma domani voglio vedere che succede, non lo sai mai, perché ogni giorno è un giorno. E ritornando a Via Col Vento, l'esempio di Rossello Ara che diceva domani è un altro giorno, mi sembra una cosa, insomma, troppo sdrammatizzata. Anche se uno vive giorno per giorno, però tutto quello che c'è all'insieme delle cose, di tutto, di parlare, di ragionare e parlare con le persone, spiegarsi con le persone e riuscire un po' a comprendere, capito? Che quando uno è solo, è solo, io mi sento solo ora in questo momento, mi arrangio, cerco di far meglio possibile, cerco di fare tutte le cose in un certo modo, però è chiaro, genitori sono genitori, quando non ci sono più loro uno si rende conto, io per esempio ora ancora non mi rendo conto, poi più qua mi renderò conto. Che devo dire? Io vi voglio bene a tutti, vi saluto, statemi bene e cerchiamo di fare un abbraccio a tutti quanti. Però pensate che ora da vivo, ve lo dico di cuore, poi il giorno quando sarò lì, anche io, come tutti, che è una rota, ne riparleremo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao Antonio, ciao.